Buonasera, bentornati alle anticipazioni del Riformista in Edicola, una nuova settimana insieme al nostro giornale. Oggi la prima pagina è dedicata quasi totalmente alla guerra in Ucraina. Il titolo è Biden fa impazzire la crisi, Zelensky vuole trattare. La prima parte del titolo di apertura è chiaramente riferito al discorso di Biden in Polonia, le accuse rivolte a Putin e alla Russia che hanno destato molte polemiche anche da parte degli alleati europei. L'Europa in qualche modo si è sganciata anche quindi dal ruolo degli USA e rilancia il ruolo della diplomazia, il proprio ruolo. E poi Zelensky che fa sapere che vuol negoziare, che vuol trattare, non è la prima volta, ma speriamo che questa volta sia veramente quella giusta. E sempre sulla trattativa, una nuova notizia che riguarda Abramovich, perché c'è la notizia che sarebbe stato avvelenato. Anche fonti vicine all'oligarca la confermano, ma in questi casi è sempre meglio usare il condizionale. E poi il dibattito che continua sul riformista, Cichito che in qualche modo polemizza con i pacifisti, pur distinguendo tra quelli che lo sono perché filo Putin e quelli che davvero credono nella pace, in una posizione molto radicale. E sempre su questo tema vi segnalo l'editoriale, l'articolo del direttore a pagina 3 del giornale. Risponde alle polemiche di questi giorni, anche molti nostri lettori, lettrici ci hanno criticato perché abbiamo assunto una posizione pacifista, addirittura a filo 5 Stelle, noi che siamo sempre stati molto critici con i 5 Stelle. E Sansonetti spiega bene come garantismo e pacifismo siano figli della stessa cultura, no? La cultura della non violenza, dello Stato di diritto. Il garantismo nasce appunto nel rispetto della Costituzione, contro la legge della vendetta, dell'occhio per occhio, dente per dente. Il pacifismo è esattamente la stessa cosa sul piano dei rapporti internazionali e dell'uso delle armi. Quindi non abbiamo cambiato idea, siamo perfettamente coerenti, semmai l'idea l'hanno cambiata altri, e comunque anche la posizione di Conte sull'aumento delle spese militari è ancora tutta da verificare, molto ambigua, e anche su questo abbiamo un articolo molto informato e molto puntuale sulla trattativa in corso fra Governo e 5 Stelle, firmato da Claudia Fusani. Buona lettura, buona serata a tutti e a tutti.